Ed ora la cronaca giudiziaria con gli sviluppi relativi all'inchiesta su una presunta gara truccata da 11 milioni di euro che ha coinvolto la ASL di Pescara per l'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere. Oggi pomeriggio è stato convocato come testimone in procura a Pescara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che è stato ascoltato anche per noi da Antonella Micolitti, che vedo collegata in diretta proprio da Pescara. Antonella, buonasera a te. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori del TG8, Andrea Berardinelli ed io siamo proprio fuori dalla Procura di Pescara, dove è uscito da poco il Presidente della Regione Marsilio, che è arrivato alle 17 proprio qui in Procura Pescara, convocato dai PM Luca Sciarretta e Anna Benigni, come hai detto tu, come testimone e persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta su una presunta gara truccata da 11 milioni di euro per l'affidamento della gestione di residenza per disabili psichiatrici alla cooperativa La Rondine da parte della locale ASL. L'inchiesta aveva tre principali indagati: il dottor Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara, come sappiamo che si è tolto la vita poche ore dopo l'arresto nel carcere di Vasso. Nell'ambito dell'inchiesta, lo ricordiamo, e agli arresti domiciliari Luigia Dolce, dipendente con funzioni di coordinatrice della cooperativa, mentre è ancora in carcere il legale rappresentante della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci. Agli indagati sono contestati reati contro la pubblica amministrazione, in particolare corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Come hai detto tu, il presidente Marsilio è stato convocato dai PM come testimone, persona informata dei fatti. Noi lo abbiamo intercettato con gli altri colleghi subito dopo l'uscita dal tribunale. Marsilio ha detto che è stato un colloquio molto tranquillo, molto sereno. Certo, non è entrato nel dettaglio del colloquio. Ricordiamo che il dottor Trotta si era candidato nel 2019 alle regionali con Fratelli d'Italia, il partito del presidente Marsilio, che al microfono nostro e dei nostri colleghi ci ha detto quanto segue. Possiamo mandare l'intervista appena realizzata. Presidente, buonasera, come è andata? È stato un colloquio molto cordiale, costruttivo e collaborativo. Abbiamo garantito sin da subito e sin dall'inizio che la Regione avrebbe collaborato con la magistratura per fare luce sui fatti, e ho raccontato le cose che potevo conoscere intorno alla vicenda che riguarda appunto il dottor Sabatino Trotta in particolare. Ecco, è stato sentito sui suoi rapporti con il dottor Trotta? Naturalmente non posso dirvi quali sono i contenuti delle domande, perché diciamo, la procedura è questa, quindi il verbale di questo colloquio è segretato e quindi non sono autorizzato a rivelarne contenuti, domande o elementi. Posso solo dire appunto che c'è stato un colloquio molto sereno, molto cordiale e con grande spirito di collaborazione reciproca. Ma è stato sorpreso di questa convocazione? Io sono stato molto sorpreso di quello che è accaduto a Sabatino Trotta, il resto viene da sé. Io ho detto con molta chiarezza sin dal primo momento che con Sabatino Trotta avevo stretto un'amicizia anche umana e personale, e mi ferisce molto scoprire che Sabatino Trotta, magari la persona che avevo conosciuto, era un altro Sabatino Trotta. Presidente, quindi un colloquio, come dice lei, sereno? Sì, naturalmente. Ma anche sui rapporti della politica? E ripeto che non posso dare indicazione. Di voleva ambiva entrare in politica. Non mi faccia domande che riguardano o che possono riguardare le domande che mi sono state rivolte. Al di là degli accertamenti della Procura, la Regione si sta muovendo anche per accertare cosa sia successo in qualche modo? Stiamo appunto collaborando esattamente per questo. Presidente, quindi un bilancio di questa giornata? Non ho nessun bilancio particolare da fare, insomma non è mai divertente né piacevole essere coinvolti in vicende simili, ma penso che sia doveroso per ogni cittadino e tanto più per chi rappresenta e tutela le istituzioni darsi da fare e collaborare con pienezza, diciamo, con tutte le proprie forze, perché appunto si faccia luce e si garantisca trasparenza, giustizia in tutti i sensi. Ma i magistrati hanno espresso qualche
diciamo, dubbio, qualche ombra sull'operato politico della regione sul fronte di questa inchiesta sanitaria? Premesso che questa è una domanda che non deve rivolgere a me e che io torno a dire per la terza volta che sono tenuto al segreto sui contenuti. Sono stato chiamato come persona informata dei fatti e neanche lontanamente sfiorata dall'ombra, appunto, di un dubbio rispetto alla correttezza dei miei comportamenti e quindi della regione che rappresento, e in questa veste ho fornito tutte le informazioni di cui potevo disporre, almeno di quelle di cui dispongo, perché... E questa è la pagina appunto giudiziaria. Antonella, ti vediamo ancora collegata davanti al Tribunale di Pescara, ovviamente poi si continuerà a parlare anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni di questa, degli sviluppi di questa inchiesta. Certo Anna, vi abbiamo documentato quanto accaduto oggi e poi naturalmente nei prossimi giorni seguiremo tutti gli aggiornamenti di questa inchiesta. A te la linea e una buona serata.